Perfetto. Perché questo incontro? Siamo tutti benedetti. Questo salmo lo conosciamo a memoria. Il salmo 133 che dice, lo leggo soltanto a metà, ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. Là infatti il Signore ha ordinato che ci sia la benedizione in eterno. Allora io ho voluto sottolineare benedizione perché per me è più importante benedizione che in eterno, in quanto eterno anche il fuoco che è stato preparato per i demoni, il falso profeta e quant'altro, ma la benedizione, se noi siamo sotto benedizione, rimaniamo sotto benedizione, siamo in eterno. Ok, quindi queste cose non sono direttamente proporzionali, eterno non vuol dire che sei benedetto in eterno, un'altra. Ah, vado avanti io. E siamo ogni giorno, in un combattimento. Ci siamo una volta che ci siamo arruolati, Giovanni si è arruolato nell'arma dei carabinieri, anche Silverio, anche io sono arruolato nell'esercito, e sappiamo che dal momento in cui ci arruoliamo, mettiamo delle stellette, si dice così, e dobbiamo rispondere a chi ci ha arruolato. E ogni giorno c'è un combattimento, allora nelle strade, e anche noi ci addestriamo per andare in missione, c'è un combattimento. E poi è il combattimento che noi abbiamo intrapreso dal momento in cui ci siamo convertiti, dal momento in cui abbiamo accettato Gesù, è un combattimento tra male e bene. Ma se abbiamo la benedizione di Dio, il male non ci può toccare. Giusto? Quindi il bene diventa in noi benedizione. Ok, oggi voglio leggere un passo che tutti quanti conoscete a memoria, tranne me. Lo conoscete sicuramente tutti, tranne me. Ok. Giovanni 17:20. Gesù sta pregando nella cosiddetta preghiera sacerdotale e disse: non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Amen. Allora, Romina, il Signore stava pregando per te, il Signore stava pregando per Andrea, il Signore stava pregando per Regina, per Emanuele, per Giovanni, per Cazzi, stava pregando per tutti, anche per Claudio, per tutti. Perché? Sta parlando, non prego per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, della testimonianza dei discepoli che sino ad oggi è arrivata qua. Quindi Gesù aveva già pregato, stava già pregando, poi vediamo perché stava pregando per questa riunione. Quindi Gesù sapeva che se vedo tu eri lì seduto e che domani sarai qua, Silverio, a parlare, o anche Giovanni, Tino, Daniela e anche tutti voi. E se non siete qui, siete sicuramente fuori a parlare. Amen. Come ha fatto Axel, amen, circondato dalle persone che stanno parlando del nome di Dio. Quindi Gesù ha già pregato per noi e non è un caso che noi siamo qua e chi è credente lo sa, perché con Dio un caso non esiste. E poi continua, che siano tutti uno. Quindi Gesù prega che siano tutti uno. Quindi uno. Gesù è Padre di Dio, è Padre, Figlio e Spirito Santo. Io credo in Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma credo in Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo sembra una contraddizione. Credo in Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, sembrano più di uno, ma è uno. Quindi io credo che esiste una sola Chiesa del Signore, non tante chiese, una. Ok? Che deve essere unita nello spirito, ok? E non è unita nei ruoli, perché il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non sono uniti nei ruoli. Non è morto il Padre in croce, è morto il Figlio e lo Spirito Santo è venuto dopo che Gesù Cristo è salito al cielo, quindi ci sono ruoli diversi. E quindi la Chiesa, prima mi è uscita una metafora che adesso voglio riproporre. Allora, le quali chiese possiamo paragonarci a una macchina smontata. Ok? Allora, da una chiesa c'è il motore che si accende e fa rumore. Ok? E magari si muove solo con le vibrazioni, fa solo rumore.
Un'altra chiesa può essere il faro, ok, che si accende e fa luce solo in quell'ambito dove arriva il faro. Un'altra chiesa può essere la ruota, un'altra chiesa può essere il volante, ok, ma la ruota la spingi e cammina piano piano, ok, come la usa un bambino. Un'altra chiesa può essere l'alternatore che ricarica la batteria, una chiesa può essere una batteria, ma ti accende solo una lampadina. Ok, cosa voglio dire? Voglio dire che se uniamo i pezzi, formiamo una macchina che corre, e come vediamo dopo, una macchina che fa tremare il nemico. E che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi. Io sono con Cristo, ma non ne voglio sentir parlare di quel fratello, di quella sorella, perché... Ma Gesù, il Padre, potrebbe dire qualcosa del genere del Figlio? No. Lo Spirito Santo, ok, potrebbe dire qualcosa di Gesù? No, penso proprio di no. Quindi, Gesù ha pregato che siano tutti uno e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi. Se noi siamo uniti in Cristo, veramente, saremo sicuramente uniti con la Chiesa. Non è quello che diciamo che siamo. Io sono cristiano, io sono musulmano, non è quello che diciamo di essere, che siamo. Attenzione, io lavoro a Chiavara, e se voi fate un passaggio nella strada del viale di Sant'Annalesi, voi me lo potreste anche confermare. Vedete, tante persone con la mimetica. Giusto? Ok. Allora, ma non sono militari. La maggior parte non sono militari, perché noi abbiamo l'ordine di non uscire con la mimetica. Comunque, se usciamo con la mimetica, per vari motivi, dobbiamo toglierci il nome. Quindi io vedo tante persone senza copricapo, perché poi il militare, se è un militare davvero, c'è il copricapo, ben sistemato e quant'altro. Ma molto spesso a indossare la divisa non ci vuole niente. A indossare la divisa del cristiano, a indossare la divisa del benefattore, del buonista, dello spirituale, è un po' più difficile spirituale, perché quando tu lo conosci magari ok, però alle volte fai il camaleonte. Avevo assistito a una predica che aveva fatto un fratello, mi era piaciuta tanto il credente camaleonte, perché alle volte può capitare che noi diciamo però non vogliamo, cioè prendiamo soltanto i passi della Bibbia che ci piacciono. E oggi vedremo che questi passi invece sono il fondamento della Chiesa, dell'inizio, affinché poi continuo, che tutti siano uno e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Togliamo questo, se voglio credere, se vogliamo far credere che Dio, che Gesù è stato nato dal Padre, dobbiamo essere uno, se no non ci crederanno mai. Perché non ci crediamo per primi noi, perché non lo mettiamo in pratica. Affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Allora, a me è capitato, e probabilmente è capitato anche a qualcuno di voi, quanti mi hanno chiesto, ma tu di che religione sei? Sono cristiano. Ok, ma sei evangelico, evangelista, vabbè, sì, dai, diciamo che seguo, cioè, magari ci chiamo evangelisti, perché però a me piace essere chiamato cristiano, dico così. Ah, ma siete una setta? Ve l'hanno mai detto? Ma siete una... perché? Per sapere che mi dicono questo? Allora, perché non vi hanno mai visto assieme a tanti altri fratelli. Il giorno che riempiremo uno stadio, i fratelli non diranno che siete una sede, non diranno voi siete la verità. Amen. E per poter fare questo, sì, dobbiamo cominciare a servire. Dobbiamo essere
e come si dice, a metterci in discussione al 50%. Ok, 50% lo metto io, il 50% lo metti tu e arriviamo al 100%. Okay, quindi dovremo fare un passo indietro e poi, come dice, disse Nicola Rigottari, faccio un passo indietro ma per prendere le corse, perché poi il Signore mi fa fare tanti anni in avanti, ed è così. Io frequentavo i testimoni di Geova, ok, quindi chi l'ha frequentato, spero nessuno, anzi spero tanti, perché ecco, se sei uscita dai testimoni di Geova è un miracolo, lo sicuro. E sapete quanti passi indietro ho dovuto fare con i vicini di casa, con i colleghi e anche con la famiglia? Perché io che predicavo Geova, Bassetti, boom, sparavo ai miei genitori tante cose e dicevo che loro non capivano niente, ok, mi dicevano se non senti, se trovi opposizione non ti preoccupare, viene da Dio, tutte queste cose che potrebbero essere anche belle, ma me lo proponendo in maniera diversa, ok, sono dovuto andare ai miei genitori e dire non è vero che Geova salva, salva soltanto Gesù Cristo. Amen. Dopo che gli avevo fatto una testa così, e però a me non mi aveva interessato la relazione con Gesù, e poi non potevo rimanere nella menzogna del mio orgoglio. Allora, voglio leggere questo, perché noi oggi siamo chiamati a vincere il male, seguendo lo Spirito Santo. Allora, lo voglio leggere da qua. Allora, ora salti questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vangloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli e genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. Allora, questo è il mondo. Gli ultimi giorni iniziano dalla Pentecoste, è scritta nella parola di Dio. Comunque, vi risvegliate oggi in questo mondo? Cioè, esiste questo mondo? Sì, vedete. Lo vediamo. Allora, e se c'è qualcosa di queste cose qua, nella Chiesa, sta a noi adesso lavorare per limarle. Perché non pensiamo che questo è soltanto per il mondo. Queste cose si intruffano anche nella Chiesa, perché vengono dall'altro spirito, che non è lo Spirito Santo. Okay. E poi voglio fare una riflessione anche su questo, perché tutti quelli che hanno ricevuto lo Spirito Santo percorrono una strada santa che Dio gli ha messo davanti. Allora, chi ha ricevuto uno spirito di vanagloria sarà vanaglorioso. Esiste. Chi ha ricevuto uno spirito di depressione sarà depresso. Ok? Chi ha ereditato uno spirito come quello di Giuda, di avarizia, ok, avrà quelle caratteristiche. Ma chi invece ha ricevuto lo Spirito Santo e lascia ogni giorno spazio allo Spirito Santo, tutte queste cose vengono fuori, vengono via. Amen. Perché è santo e non c'è spazio per cose pure o cose pure nello stesso sacco, diciamo, che siamo. E quindi vorrei dire una cosa, ed è brutto dirlo, ma lo devo leggere. Allora, se nella nostra strada, nella nostra vita, e anche dopo questo evento, dopo questo ritrovo, e ce ne sarà un altro il mese prossimo, e saremo in tanti, e poi ce ne sarà un altro tra 2 mesi e mezzo, e saremo ancora di più, perché il Signore ha così stabilito, voglio dire questo a tutti i fratelli.
aggiungo da verso 7, anzi da verso 6, e poi dice che nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e circuiscono donne cariche di peccate e agitate da varie pressioni. Poi continua, e continua anche a parlare degli uomini, ma quelli cercano sempre di imparare e non possono raggiungere la conoscenza della verità. E come gli anni e gli angeli si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità. Uomini della mente corrotta che non hanno dato una buona prova, ma non andranno più oltre, perché la loro sottezza sarà manifestata a tutti, come fu quella di quegli uomini. Quindi qua dice che cercano sempre di imparare e non possono raggiungere la conoscenza della verità. Perciò, se cercano alcune persone di imparare e non vogliono, non siamo noi che li dobbiamo costringere. Mi è stato detto da poco da una persona, un esorcista che è Arissa, qualcuno l'ha conosciuto, mi ha detto: Andrea, non sprecare il tuo tempo prezioso dietro queste persone, non sprecare il tuo tempo prezioso per chi non può imparare, non sei tu che l'hai deciso, ma ci sono. Ok, e quindi noi predichiamo la parola e andiamo avanti. Esortiamo, non, giustamente non si deve lasciare nessuno, ma io non devo morire e l'opera non si deve fermare, perché invece di, dicevamo prima, di aiutare, invece frena. Allora, il messaggio di comune di oggi, io sto parlando non di qua, in generale. Io sono diventato uno storico seguendo il testimone di Geova e vedendo delle prediche che vedo oggi su YouTube. Perché? Perché so cos'è il numero 12, so il numero della grazia, il 5, il 7, cosa vuol dire. Ok, tutte bellissime cose, ma io alla fine quanto so, quanto cambio dopo aver saputo tutte quelle cose? Gesù è nato il 25 dicembre, non è nato in primavera, sì, è nato alla mangiatoia, poi si è nato un altro, una mangiatoia, ma è nato in una grotta, io ci sono anche stato, sì, va bene. Alla fine, questa è l'unità, è la prima cosa. Gesù ha pregato per quello. Tutto il resto viene dopo. Sì, bello, tutte cose che un cristiano ben preparato deve sapere, ma dopo che è passato da qua. Dopo deve saper correre, non prima deve saper camminare, perché tanto non corre, cade, giusto? Sì. E si gonfia. Qual è il messaggio che vuole portare oggi nelle chiese lo Spirito Santo? Domanda. Ok, io capisco, e ci sono passato anch'io e ci sono anch'io, che molte persone sono scoraggiate, perché ci hanno provato, perché nel loro intimo ci credono, ma non vedono. Non vedono le altre persone disposte, e non vedono delle persone che dicono che non le capisco, cioè non vedono persone che le capiscono, ok? Va bene. Allora io dico questo, davanti a Dio, tu, ognuno di noi, e soprattutto coloro che hanno una responsabilità, mettiamoci davanti al Signore, ok? E chiediamo al Signore, prima di tutto, no, di far vedere non quello che, non, che va male in me, cioè va male nell'altro, ma quello che va male in me. Perché io a questo obiettivo dell'unità ci devo arrivare, e il Signore sta aspettando questo. Allora, vi ricordate la storia di Pietro? Adesso lo leggiamo. Atti capitolo 5. Allora, in quel periodo il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Allora, in quel periodo il sindaco di Assemini, ok, lo leggiamo così, il sindaco di Assemini iniziò a maltrattare alcuni delle chiese e fece uccidere Emanuele. Cioè, immaginate,
non stiamo parlando di cose dispare. Vedendo ciò che era gradito agli atei, quindi c'è i giudei, ok, continuò e fece restare anche Pietro e fece restare anche Giovanni. Ok, quindi Giovanni già sapeva che cosa stava per aspettare. Perché c'è scritto poi, continuò e fece restare anche Pietro. Erano i giorni degli asini, quindi circa una settimana dura, va bene. Dopo averlo fatto arrestare, lo mise in prigione, affidandolo alla custodia di 4 picchetti di 4 soldati. Ciascuno, scusate, perché voleva farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era custodito nella prigione. Da sempre. Nella prigione, ok. Quindi Pietro sapeva già quello che ti aspettava, giusto? Ma fervide le preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. Ma fervide le preghiere erano fatte per lui dalla Chiesa. Allora, la Chiesa non era solo una comunità, erano varie in case in tutta Gerusalemme, non solo una. Allora, oggi, io nel discorso ho avuto un problema. Qualcuno di voi ha pregato per me? No, forse Domina, perché lo sa, ma nessun altro, perché non abbiamo collegamenti. E le vostre preghiere mi sarebbero servite, ok? Giusto? Ha pregato la comunità Conti, signore, ascoltato. Verso 7. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendente nella cella. L'angelo, battendo il fianco a Pietro, mi piace il passo che hai portato tu, lo svegliò dicendo: alzati presto, e le catene gli caddero dalle mani. Allora, scusate, se io torno indietro, ovvero nel capitolo 3, che c'è Pietro, allora Pietro entrando nel tempio tocca uno zoppo che aveva un problema e non riusciva a camminare e incominciò a camminare e a saltare, giusto? Ok, quindi Pietro era unto dal Signore, giusto? Ecco, però Pietro è incarcerato. Che cosa ci vuoi dimostrare il Signore oggi? Per molti sarà un ripasso, scusate, abbiate pazienza, perché queste cose le sanno già. E da lui erano fatte per lui erano fatte le preghiere dalla Chiesa. Dalla Chiesa. E le catene gli caddero dalle mani, perché il Signore mandò un angelo. Ok. Andiamo avanti. Pietro aveva i ceppi nelle mani e aveva guarito non so, ma il diavolo doveva fare i conti con la Chiesa riunita tutta, non con un solo uomo. Ma fermi le preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. Abbiamo una potenza allucinante se ci riuniamo tutti insieme. E non sto dicendo di perdere l'identità, perché non voglio perdere l'identità della comunità dove sono, ma sono Chiesa di Cristo prima di tutto. Amen. È così. La vogliamo sviluppare questa potenza che fa cadere i ceppi? Sì! E spezza le catene. E spezza le catene. Adesso voglio chiedervi una cosa. Nella chiesa che frequentate sono tutti sani? Non rispondete. E non ci sono. Sono tutti sani anche spiritualmente? E io vi dico che probabilmente c'è qualcuno che è ancora legato, c'è qualcuno che è prigioniero, e perché ci sono. Quei ceppi, ok, vogliono dire tante altre cose. C'è chi ha i vizi, e quindi sono ceppi. C'è chi è schiavo della bestemmia, chi è schiavo della pornografia, chi è schiavo della fornicazione, chi è schiavo della bugia, è legato ed è in prigione. Sei credente, ma sei legato e sei in prigione. È il tuo ministero, la tua chiamata, come diceva anche Vincenzo,
è lì bloccata perché il diavolo ha messo i suoi guardiani, il suo picchetto, e a te ti ha legato. Sì, sei vivo. Ok, e Pietro poteva pregare per se stesso. L'avrà fatto? Io penso che l'abbia fatto. Eppure, in quel caso, ha dovuto pregare la Chiesa. Anzi, ritorno, è perché voglio esortare a pensare questo. Scusate, è con tutte le vecchie. Vogliamo unirci in un unico spirito, cioè l'autorità che Dio ci ha dato. Amen. Amen. Lasciamo tutto dietro e usiamo l'autorità. Se c'è qualcuno che vuole frenare questa cosa, non vi preoccupate. Il Signore ha l'autorità per spezzare i ceppi e anche l'autorità di darci la forza per continuare ad andare avanti. Non, in un cammino cristiano, non tutti, come si vuole, non tutti quelli che iniziano un cammino lo finiscono. È così. Va bene? Perché è scritto nella parola di Dio. E quindi non tutti quelli che inizieranno un cammino di unità poi lo finiranno, non fa niente. O per un attimo si metteranno in pausa, per tanti altri problemi, non lo sappiamo. Però noi dobbiamo iniziare. Anche perché, ricordandoci quello che abbiamo visto prima, affinché credano che tu mi hai mandato. Perché la nostra testimonianza sarà questa. E quando useremo l'autorità, i ciechi cadranno, le persone che sono demoniate, le persone che sono malate, guariranno, le persone si convertiranno. Perché il Signore vedrete che lì ci farà vedere che io sono con voi. Io sono sempre con voi, ma io voglio che voi usate la potenza. Io voglio che voi mettete il motore dentro la scocca della macchina, voglio che ci montate le ruote, voglio che ci mettete i fari e che incominciate a camminare tutti insieme. Amen. Ah, immaginate, voi state pregando per la guarigione di una persona. Sì. Quanta fede bisogna avere? E io dico che era potente la preghiera della Chiesa di Lute. Sì, quanta fede aveva chi aveva pregato per Pietro? Ve lo dico subito, guardate. E non ridete però, per favore, perché è la verità. Pietro rientrò in sé, disse: ora so di sicuro che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva. Scusate, non ci vedo bene. E da tutto ciò che si attendeva il popolo dei Giudei. Egli dunque, consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. Allora, noi stiamo pregando perché il Signore liberi Giovanni, che sta al comune. Okay? Stiamo qua pregando, chiamo, Signore venga il tuo regno. Quando ebbe bussato alla porta d'ingresso, una serva di nome Erode si avvicinò per sentire chi era, e riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro ad annunciare che Pietro stava davanti alla porta. E quindi gli dissero: tu sei pazza, cioè io sto pregando. Immaginatevi la fede. No, a noi ci basta. Appena appena di fede, perché il Signore manderà il suo angelo. Anche se ce l'abbiamo la fede, ditemi che sono pazzo oggi, a me mi basta. Ditemi che sono pazzo. E questi stavano pregando per Pietro che lo liberasse. Guarda che c'è Pietro fuori. Cioè, il Signore ti ha risposto, ma tu sei pazzo. Cioè, stavi pregando con quello spirito e il Signore ti ha anche ascoltato. Immaginate veramente quando dice che basta un granello di sera. E il Signore ti ha ascoltato. Allora, io voglio dire che oggi sono pazzo. E anche tu che ci credi sei pazzo. Tu che ci credi sei pazza, sei pazzo, sei pazzo. Siamo tutti pazzi. Ok, e con questa pazzia vedremo i bracci del Signore muoversi. E questa è la fede di coloro che pregavano per Pietro. Andiamo avanti. Adesso voglio anche far riflettere su questo. Atti 2, 37 e 47, tutti quelli che credevano o
avevano ogni cosa in comune. Allora, io mi voglio fermare su questo, avevano ogni cosa in comune. Non dovevo io prima. Ah? Non dovevo io prima. No, non è comune dovevo io prima. Allora, ogni giorno andavano a Silvio con cordi nel tempio, rompevano il pane nelle case, prendevano lo cibo. Allora, ogni giorno avevano le cose in comune, credevano che stavano insieme. Allora, noi siamo ancora qua, guardate, forse non riusciamo neanche a stare tutti insieme, siamo ancora qua. Immaginate che se io posso dire che la macchina di Gianni è la mia. Gianni, dove sei? Ti serve la macchina? No, però io con Gianni ho un... casa mia, casa tua? No, lui lo sa. Sì, sì. Lui lo sa, perché in un periodo della sua vita, lui un giorno mi disse, avevo un problema. E non c'è problema, ma queste sono le chiavi della... C'è l'acqua fredda, forse comunque il riscaldamento c'è. C'era la casa al mare, un luogo dove... Poi vorremmo organizzare qualche ritiro spirituale, se vi vicino al mare. Tina e Daniele siete venuti, è cambiato completamente, è molto diversa adesso, l'ho costruito e quant'altro. Esatto, però, e quando abbiamo soltanto provato a fare questo, avere tutte le cose in comune, non c'è stato bisogno perché lui ha risolto subito il problema, però siamo cresciuti in benedizione, perché ci siamo messi a disposizione. Abbiamo messo, la sorella Enrica ha messo in comune la sua casa e Sfina ci ha mandato Axel. Gloria a Dio. Non è un pezzo da 10, un pezzo da 90. Ok? E così via. Io rido perché c'ho la gioia e allo stesso tempo chiedo al Signore di darmi la semplicità di cuore. Cioè, qual è la semplicità di cuore? Io mi vorrei sedere lì e vedere altri che un giorno vengono qua e parlano della parola di Dio, con la stessa semplicità di cuore. Questo, non mi interessa niente di me, è così. E chiedo anche a tutti coloro che sono qua oggi, veramente, di pregare il Signore per chi ce l'ha già, per averne sempre di più, per avere forza nei ministeri che portate avanti e che questa non manchi mai, la semplicità di cuore. E io sto pregando il Signore di poter arrivare a questo, di avere tutte le cose in comune, senza che nessuno, dice la scrittura, dicesse sua una cosa. Noi oggi, veramente, noi ci parliamo. Decima o non decima, ce li tiriamo, questa è l'ultima sulla decima. Ma se qua c'è scritto che tutti avevano le cose in comune, fondamentalmente sono litigi vani. Vani, decima o non decima, ma fai quello che vuoi, decima o non decima. Poi qualcuno potrebbe anche dire, no, allora facciamo così, diceva che avevano tutte le cose in comune, e più o meno della decima. Tutto. O quello che vuoi, cioè tu devi essere disposto a dare tutto quello che è al Signore, che è al fratello e alla sorella, e che il Signore ci aiuti sempre di più, perché poi la perfezione non ci arriviamo mai. Perché poi sì, vabbè, però la camera da letto no, questo comodino mi piace, la macchina no, sì, e però alla fine poi rimango qui. Però il sentimento è questo, deve essere questo. Allora, io mi sono preso la briga di leggere. Allora, negli Atti degli Apostoli, capitolo 2, verso 37-47, oltre a tutto quello che c'è scritto, vivevano insieme, ascoltate. Romani 1, 11, desidero vivamente vedere e stare insieme. Paolo scrive ai Romani. Primo Corinti 1, 10, uniti nel medesimo parlato. Secondo Corinti 1, 3, 4, consolati da Gesù Cristo per consolare. Quindi, quello che avete ricevuto, datelo agli altri. Galati 1:2, Paolo scrive il nome suo e a tutti i fratelli che sono con lui fisicamente. Allora, adesso voglio dire una cosa. Negli Atti degli Apostoli, da qui fino alla fine del libro, ci sono altri 20 e passa capitoli, e ci sono tantissime opere potenti che vengono fatte, giusto? I Romani, ci sono tanti insegnamenti,
per la Chiesa. Nella lettera ai Corinti, nella prima e seconda lettera, si parla dei doni, si parla dei ministeri, si parla del profetizzare, giusto? Ma nel primo capitolo, cioè Paolo sta dicendo, ascolta, adesso ti scrivo questo. Io dico, adesso mi fermo al primo capitolo, non vado oltre al 12esimo, al 14esimo dei doni, perché se vado oltre e non ho fatto neanche questo, cioè questo è l'inizio. Quindi dovrebbe essere l'inizio della nostra vita. È inutile che andiamo a studiare i doni, come ricevere i doni, sì, ma e poi dopo non riusciamo a fare neanche quello che ci spinta all'inizio. È come una tabella di marcia. Allora, come si monta il cristiano? Prima tu metti le batterie per questo. No, la gente vuole parlare senza aver messo le batterie. Cioè, faccio un esempio, sì, non so se avete capito la metafora. Voglio arrivare. Esatto, allora. Prima di iniziare. Il Signore ci ha benedetto, ci ha chiamato e ci ha benedetto. Il Signore ha unto. Ha dato i ministeri e qua ce ne sono tanti. Il Signore ha dato i doni e qua ce ne sono tanti. Ok, ma nessuno ha tutti i ministeri, nessuno ha tutti i doni e nessuno è Gesù Cristo. Ok, ma noi se ci uniamo veramente facciamo venire il regno di Dio in terra, come abbiamo cantato poco fa. Esatto. Questo è l'amore. Sentimento di viva affezione verso una persona che si manifesta come desiderio di procurare il suo bene e di ricercarne la compagnia. Io ti amo, ma non ti vedo da 2 anni. Non lavoro per il tuo bene. Fratello, io amo mio figlio. Sì, ma quando stavo fuori 28 giorni non vedevo l'ora di vederlo. Anche a Regina non vedevo l'ora di vederlo. La Chiesa non vedevo l'ora di vederla. Amen. E ci vedevamo tramite Zoom il martedì e il venerdì e vi mancavate tanto, lo sapevate. Ecco, questo è l'amore vero, che poi si traduce nella pratica. Adesso io ho finito e vi chiedo una cosa. Ok, io vi chiedo di metterci tutti adesso a lavorare il Signore 10 minuti. Tutti insieme, chiedendo al Signore di rivelarci o di confermarci, perché a molti di voi il Signore gli era già rivelato, di confermarci quello che ci abbiamo nel cuore. Ok? E se qualcuno vuole alzarsi, se qualcuno vuole venire qui a inginocchiarsi e a pregare con me, con tutti, come Axel è già in ginocchio, lo sapevo, ok, lo faccia. Senza vergogna, perché il Signore alza gli umili. Dieci minuti.